Siamo veramente in uno stato di libera informazione? Un caro saluto. Stavo editando il video che si vede solo attraverso la preziosa pagina Indice Alfabetico attraverso il sito web www.tinelli.eu che trovate sotto la voce Putin, attacco nucleare sulla città di Londra in un video. E mi sono trovato di fronte a diverse impossibilità di accesso alle pagine web che dovrebbe essere di libero accesso. Cliccando ho incrociato alcuni di questi screenshot. Completa la sicurezza per accedere. Ma se anche clicco sul pulsante, che non sono un robot, non succede niente. Questo dove appare la scritta del Ministero dell'Interno dove si legge che la pagina porta ad un sito di pedopornografia, cosa non vera. O questo dove si legge «Scusate ma siete stati bloccati». Qui sotto, se clicco, si vede il mio IP italiano. Come posso fare per risolvere questo? Semplice. Basta inviare una email al sito utaganexchange.com informandoli che il tuo IP, che non mostro, venga rimosso. Ma come faccio a scrivere una email se non riesco ad accedere? Mistero della fede. Vi lascio con questo breve video sottotitolato del signor Netanyahu, che invia un discorso inerente la Terra piatta alle Nazioni Unite. This UN house of darkness is home court. They know that in this swamp of anti-Semitic bile, there's an automatic majority willing to demonize the Jewish state on anything. In this anti-Israel flat earth society, any false charge, any outlandish allegation can muster a majority. In this anti-Israel flat earth society, flat earth society.